Buongiorno a tutti, 22 ottobre 2019, svegliati Alessandri. Mi trovo qui con il professor Manzini sopra il ponte dell'Orba a Casal Cermelli. Immagini impressionanti. Professore. L'Orba perlomeno quadruplicato il suo alveo, probabilmente sono le aree sue, le aree proprio di espansione sono queste, e queste bisognava lasciarle libere. Certamente è una misura che fa impressione, adesso probabilmente sta anche calando. Il ponte è ancora chiuso, è percorso solo da macchine di servizio, carabinieri e protezione civile. Ecco, passato un'auto dei carabinieri in questo momento. E noi stiamo pensando, siamo vicini ai nostri amici del comitato di Frugarolo, Casal Cermelli, La Pitocca, il comitato Torrente, che si oppone alla costruzione e alla messa in opera di alcune cave, cioè non di alcune cave, di alcune discariche che utilizzano le cave abbandonate, l'ex cave di ghiaia e di altro materiale. E sicuramente l'Orba è uscita da quelle parti, che è esattamente di là, e questo significa che la zona prescelta, come molte delle cave, è una zona alluvionale. Le cave in genere sono fatte di fianco ai fiumi, e i fiumi, quando escono, la prima area che trovano è proprio quella, certo. Proprio quelle. Per cui è anche ovvio che sia così, senza tanto stupore. Guardiamo, il ponte è completamente deserto, lì c'è il caminito. In fondo c'è il ristorante, il caminito, ecco qua l'Orba, che è torbido e marrone per tutto quello che sta trasportando. Uno spettacolo che ci lascia senza fiato. La natura, quando si riprende i propri spazi, è comunque uno spettacolo. Quando le aree sono libere, va bene così. Qui vediamo area libera, va bene così, danni non se ne fanno, c'è uno sfogo naturale. Il danno è quando il fiume viene costretto, viene tombato, viene arginato in modo innaturale, allora lì viene il danno duro, il danno forte. Qua è la natura nella sua esposizione e nella sua forza. Ecco, vedete? Guardate. Sono immagini impressionanti, professore. Sono immagini impressionanti, ma sono naturali. In questo caso sono naturali e non fanno male a nessuno. No, quello no. Va bene. Va bene, da questo, diciamo, quest'ultimo servizio. A questo punto noi vi salutiamo, anche perché sta iniziando un po' di traffico e non vorremmo subire pericolo. Perfetto. Un saluto caro a tutti, ripassano i carabinieri, controllano la situazione. Arrivederci da Svegliati Alessandria, al prossimo video.